Oltre 300.000 visitatori in 3 giorni, la tappa aretina del mercato internazionale dei sapori si conferma dunque come quella che ha più successo in assoluto. È andata crescendo di giorno in giorno l'ondata di aretini e turisti che da venerdì a domenica hanno affollato le strade del centro cittadino per fare il giro del mondo dei sapori tra i banchi del mercato. L'edizione si chiude dopo una domenica di vero e proprio assalto. Tra i 290 banchi non solo aretini, ma anche turisti provenienti da altre città toscane, dal Lazio e dall'Umbria. Un risultato di certo sperato ma non scontato. Il clima di insicurezza in cui ci troviamo poteva essere un deterrente, spiega Gianluca Rosai di Confcommercio, e invece tutto è andato molto bene. Colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine, il questore, il prefetto e i volontari della Misericordia, della Croce Bianca e della Racchetta. Lavorano tutti in silenzio, ma il loro apporto a questa manifestazione ogni volta è determinante. Ciao, 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 ciao.